Cosa è successo? Sto girando questo video per la seconda volta. Non fate caso alla mia maglia che è tipo tutta macchiata di bianco perché oggi ho fatto il seitan per una ricetta che uscirà. Cosa è successo? Nulla, stavo filmando tutta bella contenta, finisco, faccio tutto, vado lì, faccio il check delle riprese e mi rendo conto che il microfono era acceso ma il ricevitore no. Quindi dovete scusarmi, ma tutte le confezioni saranno già aperte. Niente, non so se sia recuperabile qualcosa dell'altro video. Lo scoprirò soltanto in editing e voi lo scoprirete insieme a me guardando questo video. LOL raga, scusate. Il senso di questo video, mi sento proprio stupida perché non voglio dirvi le stesse cose che ho detto prima, ma sono, cioè, boh, che palle. Il senso di questo video è mostrarvi tre affettati vegetali che secondo me sono validi, possono essere interessanti, confrontarli tra di loro e capire un attimo la situazione. Ce ne sono due che conosco molto bene e uno che non ho mai assaggiato. Spoiler, non avevo mai assaggiato perché adesso lo sto girando per la seconda volta, quindi l'ho già assaggiato. Iniziamo proprio da quello. Inizierò facendovi delle considerazioni sul packaging. Perché ce l'ho con questo pack? Perché quando ho acquistato questo prodotto sono rimasta molto confusa. Ci sono 280 scritte qui, raga, con delle dimensioni differenti. E io tipo ho guardato questo, mi sono chiesto, ma qual è il brand? Non ho capito. Pensavo fosse del solco della natura. No, il brand è Petali, questo scritto più piccolo qua giù. Questo affettato non vuole avere la pretesa di essere un prosciutto crudo, whatever, lui si chiama con le cose che ha dentro. E infatti sotto Petali, tra tutte le scritte, troviamo anche grano, barbabietola e bacche di sambuco nero. Voi dite, figo, bello, interessante. Consiglio alle persone che hanno pensato a questo packaging, sicuramente lo staranno guardando questo video, ma se mai dovesse essere, raga, troppe scritte, cioè non si capisce qual è il focus qui su. Vi giuro, cioè non ho capito. Non ho capito. Detto ciò, sono 80 grammi di prodotto e per 100 grammi hanno 28 grammi di proteine, quindi not bad, ci sta, nice. Gli ingredienti sono glutine di frumento, quindi sorry amici, amiche, amico, contiene glutine, brodo, acqua, sale, spezie, ceci, quindi è muscolo di grano, perché sappiate che ogni volta che c'è del glutine plus della farina di legume, questo non è più seitan, diventa muscolo di grano. Poi amido di patata, bla bla bla, fibra vegetale, zucchero di canna, bacche di sambuco, aroma naturale di bietola e tè verde biologico. Questi sono gli ingredienti di questo prodotto. Adesso, lo so, non sarò un bel vedere spiaggiata così sul divano, ma questo potrebbe essere un nuovo format, gli assaggi dal divano. Troveremo un nome più accattivante di così, perché lì non ero così comoda. Sapete che forse da ora in poi gli assaggi li facciamo sul divano? Ma sapete che quasi quasi? Ma sapete che mezzo mezzo? Forse sì. Vanno alle ciance. Assaggio. La consistenza, questo è un pezzo di quello che ho assaggiato prima, lol, adesso vi tiro su una fetta come si deve. La consistenza è, chiaramente c'è un termine migliore di friabile, ma mi viene in mente friabile. Questa è la mia, come si dice, appunto, non conosco. La mia proprietà di linguaggio, non conosco la lingua italiana. Non è friabile il termine. Però insomma avete capito. Assaggiamo. Ha senso che non ci sia scritto prosciutto crudo o roba simile, perché non sa di quello, quindi giustamente non ha quella pretesa. Lui è fatto di altro, sa di altro, è un affettato vegetale ed è zit. Ha senso. Si sente molto la barbabietola. Però onestamente questo tipo su un tagliere lo metterei, perché non dispiace, non è un wannabe qualcosa. Ci sta, ha senso, me lo vedo bene all'interno di panini, cose, ripieni, eccetera eccetera. Buono anche così, crudino. Ma buono anche, me lo stavo immaginando, con del limone su. Chef kiss, ci sta. Easy peasy. Il prezzo di questo era sui 3 euro, non ricordo nello specifico adesso perché l'ho acquistato un po' di tempo fa. Comunque non so se sentite, ma non sto neanche un granché bene, quindi. Secondo affettato, che chiaramente è aperto come tutti quanti, lol, è quello del PAM. Questo si chiama affettato vegetale saporito. Punto, punto. Ha una pretesa a questo affettato di essere saporito. Ci dice che è saporito e ci dice ricco di proteine. Scopriamolo. Per 100 grammi di prodotto ci sono 30 grammi di proteine, quindi più proteico rispetto al precedente. Nice. Sono 90 grammi di prodotto, vediamo gli ingredienti. Gli ingredienti sono glutine di frumento, quindi sorry, c'è glutine anche qui. Ortaggi in proporzione variabile, che sono barbabietola, carote, cipolla e aglio. Farina di ceci, quindi è muscolo di grano anche lui. Fiocchi di patate, grano duro, aromi naturali, estratto di lievito, sale, olio extravergine di oliva, destrosio. Andiamo a vedere.
Questo non sa di barbabietola, anche se ha la barbabietola nella sua composizione, ma probabilmente sarà utilizzata più come colorante che per altro. Ha la stessa forma del precedente, sempre un po' così tondino, ma la consistenza è più compatta. Cioè, comunque, ok, non è gommoso, però è più compatto rispetto al precedente. Assaggiamo. Buono, ci sta. Lui ha un retrogusto un po' che fa il wannabe. Lui vorrebbe un po' essere quella cosa là. Non lo è. Cioè, secondo me resta tipo un vago ricordo, una roba che senti un po' dietro. Però tutto sommato è buono. Buono in panini. Questo è quello che utilizzo più spesso perché il Pam Local è un supermercato molto comodo a Milano, perché tipo stai in qualsiasi quartiere. Il prezzo di questo è 3 euro e qualcosa. Ci sta, ci sta. Prima di andare avanti vi dico che qui da qualche parte vi metterò una clip nella quale prima Luni è salita e ha fatto delle cose molto dolcine. Chiaramente durante il video con l'audio questa cosa non sta accadendo. Lei è lì dietro a fare la ninna, proprio non mi sta filando di pezza. Quindi nulla, giusto per dirvi che secondo me era una cosa un po' sprecata non dirvi questa cosa. Questo si presenta con questo pack che dice irresistibile, super affettato, gusto prosciutto crudo. Di questa linea vi dico già che c'è anche il gusto bresaola e gusto speck, ok? Ci dice anche ricco di proteine, omega 6, acido linoleico che aiuta a mantenere i normali livelli di colesterolo, che infatti ricordate no al colesterolo sia valsoia, ci tengono loro, questo è un claim che ritorna. Questi sono 90 grammi di prodotto, quindi come quello del PAM. Per 100 grammi di proteine, e sì, 100 grammi di proteine, lol, sono stanca. Per 100 grammi di... abbiamo 33 grammi di proteine, quindi questo è il più proteico tra tutti a me. È il più proteico. Gli ingredienti sono glutine di frumento, quindi anche qui glutine, I'm so sorry, semola di grano duro, olio di semi di girasole, aromi, lievito madre, colorante rosso di barbabietola, quindi qui c'è anche la barbabietola, ma secondo me è utilizzata veramente solo come funzione di colorante. Proteina dei piselli, quindi anche lui è muscolo di grano, ma in maniera differente, perché negli altri due troviamo farina di ceci, che è una cosa differente dalla proteina dei piselli, ok? Perché dalla proteina dei piselli si fa anche tipo proteina dei piselli texturizzata, tipo la soia disidratata, quella roba lì la fanno anche con la proteina dei piselli, quindi è una cosa più interessante da quel punto di vista. Poi che altro? Niente, pepe bianco, aglio in polvere, liberiamo questo naso dall'allergia. E annotiamo. Raga, io che gli devo dire a questo? Io cosa di preciso devo dire a questo? Nothing to say. La forma è differente rispetto agli altri, perché questo è più allungatino. Mi ricorda la forma della schiacciata calabrese. Madonna, raga, di Valsoia, fate la schiacciata per favore. Quella mi interessava. Ma sai che c'è? Forse lo trovo io il modo per fare la schiacciata. Ce la meritiamo la schiacciata, raga. Bando alle ciance. Il profumo è folle. Penso sia la cosa tipo più prosciutto crudo che io abbia mai annusato in tutta la mia vita, da quando sono veg. Mi ricorda tipo le gite scolastiche, non chiedetemi perché, i panini che mi faceva nonna forse, ma ho in mente in particolare, vi giuro, tipo Epifania. Mi è venuta in mente questa scena di affettato tra i crackers bianchi in una gita fatta tipo ad un parco giù in Calabria, raga, vi giuro, wow. L'infanzia, poi vi chiedete perché vogliamo mangiare queste cose, perché anche per noi ci sono dei ricordi legati, no? Però non vogliamo ammazzare gli animali, capito? Assaggiamolo. No, raga, non avete capito, io stasera mi faccio un gatto di patate e ci metto questo dentro. Cioè, cioè, io non voglio fare quella che ha le preferenze, ma sì, le ho. Questo vince su tutto. Con i miei amici, quando tipo facciamo dei taglieri così, mettiamo confezioni di questo aperte lì così, raga, finiscono in 2 secondi, è di un buono folle, cioè te lo mangi veramente così senza niente, è follia. Unica cosa, costa un po' di più, lo so raga, lo so, ma sappiate che quando avete voglia di una cosa del genere esiste, questo costa tipo sui 4 euro e qualcosa, credo dipenda un pochino dalla catena di dalla catena di supermercati dalla quale acquistate. Ah, perché hanno dei prezzi differenti al pubblico. Il discorso sui prezzi dobbiamo rifarlo, va bene, lo rifacciamo come mantra, va bene, ripetiamo questa cosa. L'alimentazione vegana non è costosa, queste cose costano di più per una serie di motivazioni. Andiamo a 1, 2, 3, su, tiriamole giù.
1. Domanda offerta. Man mano che la domanda crescerà e l'offerta si adeguerà, ci saranno dei costi di produzione che verranno ammortizzati, quindi di conseguenza il prezzo calerà. Secondo, l'industria della carne vegetale deve necessariamente avere dei costi di ricerca e sviluppo che l'industria della carne animale non ha, perché raga, quelli, cioè, è un assito, cioè, capito? That's it. Con la carne vegetale non è così, ci sono dei costi di ricerca e di sviluppo. Terzo punto, sussidi statali. La carne animale gode di sussidi statali, europei, whatever. Quella vegetale no. Sappiate che noi pagando le tasse stiamo comunque contribuendo perché vengono dati dei soldi all'industria. Questa è la situazione. In più, le tassazioni, l'IVA e una serie di altre cose. E chiaramente, raga, che vedevo di... Cioè, cosa... capito? Per questo vi dico, non ha senso boicottare le grandi multinazionali che producono l'affettato vegetale. In questo caso, credo nessuno, forse Panorama, che ha la sua linea, sarà sicuramente un private label e qualcuno gliele produce, ma Valsoia, questo non credo. Non, onestamente non so di che gruppo faccia parte Valsoia, quindi non voglio dirvi bullshit. Se qualcuno ha delle info maggiori, scrivetemele qui sotto nei commenti. Detto ciò, perché secondo me non ha senso boicottare? Forse faremo un discorso più lungo in un altro video, non lo so, però un pippino ve lo tiro anche adesso. Non ha senso boicottare perché? Perché le grosse industrie non vireranno mai la loro produzione per etica, raga, mai. Non accadrà questa cosa, ok? In un mondo utopico molto bello, divertente, dove c'erano le fattine, forse, ma non in questo. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare come consumatori è finanziare quel tipo di prodotto anche in quell'azienda, perché vuol dire che loro capiranno che c'è del margine di guadagno di là e sposteranno la produzione. Agli animali, spoiler, non frega niente del perché noi lo facciamo. Ok, that's the point. Qual è il nostro intento? Tenere il nostro punto antropocentrico e fare quelli che no, io sono più vegan di te perché boicotto? Oppure vogliamo che gli animali escano piano piano dall'equazione? Just saying. Detto ciò, a questo punto credo di essere arrivata alla fine del video. Mi avete vista spiaggiata sul divano, mi avete vista mangiare gli affettati con le mani, scazzata per aver girato questo video due volte. Quindi se siete ancora qui, di base vi voglio bene, grazie. In questo video, secondo me, tra questi tre, chiaramente vince lui. Questi non sono tutti gli affettati vegetali del mondo, quindi se conoscete degli altri affettati che secondo voi valga la pena provare, scrivetemelo qui sotto nei commenti, perché ho un'idea. Possiamo fare altri video di comparazione dove io assaggio queste cose e vi dico un po' com'è la situa. Ad ogni puntata decidiamo un vincitore e poi li facciamo scontrare per trovare the ultimate affettato vegano in commercio, nella speranza che poi ne arrivino sempre di più. Grazie per aver guardato questo video. Vi ricordo che se volete sostenere il canale, i miei deliri e tutta questa potete iscrivervi cliccando sul pulsantino iscriviti qui sotto. E se non volete perdervi i nuovi video, perché sia mai delle perle, mi rendo conto, cliccate anche sulla campanella perché vi arriveranno le notifiche, ok? Sempre qui giù in descrizione troverete i link ai miei altri canali social, dove pubblico un sacco di altri contenuti, tipo tutti i giorni un sacco di ricette, cose, non ne potrete più di vedermi. Detto ciò, raga, davvero un bacino. A questo punto si sono fatte tipo le, cioè non lo so, sono le 8:30, le 20:29, ok? Vado a preparare della cena. Ciao a me.